Avete mai sperimentato la frustrazione di una connessione internet molto lenta? Ma se vi dicessi che la colpa potrebbe non essere del vostro fornitore di internet, ma della scelta sbagliata del cavo Ethernet? Utilizzare un cavo errato può causare infatti una serie di problemi di connessione, impedendovi di navigare su internet alla velocità che vi aspettate. Cerchiamo di capirci qualcosina in più. Che ne dite? Io sono Dani, il vostro ingegnere di fiducia, e vi do il benvenuto in questo nuovo video. La maggior parte di noi, quando si recano in un negozio ad acquistare un cavo Ethernet, non si fanno troppi problemi sull'effettiva tipologia di oggetto che stanno acquistando. Ma lo sapete che esistono tantissimi cavi Ethernet differenti che hanno delle caratteristiche ben precise? La nomenclatura che tradizionalmente suddivide questi cavi è definita come CAT, ovvero la versione breve di categoria. Questo nome è strettamente collegato alla quantità di dati che il vostro cavo è in grado di trasmettere ai dispositivi con la quale vi connettete. In parole semplici, più il valore di CAT di un cavo è elevato, maggiore è la velocità di trasmissione che il cavo può supportare. Cerchiamo di capire come sono fatti questi cavi e quali sono le differenze tra l'uno e l'altro. Ma prima di cominciare, ti ricordo che puoi supportarmi gratuitamente lasciando un bel like e iscrivendoti a questo canale. La creazione e lo sviluppo di questi video richiede davvero tantissimo tempo, quindi confido nel vostro supporto e vi auguro una buona visione. Solitamente i cavi Ethernet sono costituiti da fili che vengono attorcigliati tra loro all'interno del cavo stesso. Questi cavi sono detti twisted pairs e sono quelli più diffusi all'interno del mondo dell'informatica. Oltre a questa tipologia esistono anche dei cavi che vengono schermati. Questi aggeggi sono detti STP, ovvero shielded twisted pairs. Queste schermature servono solitamente ad evitare che i fili che compongono il nostro cavo Ethernet possano farsi interferenza tra loro. Ora sicuramente vi starete chiedendo: ma questa cosa può incidere sulla velocità effettiva della nostra connessione? La risposta a questa domanda è dipende. E per capirla dobbiamo capire come è effettivamente fatto un cavo a livello fisico. I fili presenti all'interno del cavo Ethernet sono dei conduttori. Per questo motivo, come avrete sicuramente già visto nel mio video legato all'esposizione sul 5G, una corrente elettrica che passa all'interno di un filo conduttore genera un campo magnetico. Ma che cosa succede ad un cavo non schermato che si attorciglia troppo? L'effetto netto sarebbe una perdita di pacchetti e quindi un peggioramento della qualità della vostra connessione. Ma questa cosa avviene nel 100% dei casi o per fortuna la tecnologia ad oggi ci consente di evitare questi problemi? Anche in questo caso la risposta dipende, ma vale la pena approfondire. Che cosa devo comprare per evitare problemi alla mia connessione? In generale tutti i cavi sono composti da 4 coppie di fili intrecciate per un totale di 8 fili. La nomenclatura CAT ci fornisce delle informazioni riguardo alla velocità massima permessa con l'utilizzo di un certo tipo di cavo. Partiamo proprio con i cavi che potrebbero dare dei problemi alla vostra connessione, ovvero i cavi di categoria CAT 3 e CAT 5. Questi cavi, ragazzi, sono parecchio obsoleti, ma sono comunque molto diffusi tra la popolazione, probabilmente pescati all'interno di qualche sala server abbandonata di 20 anni fa. Questi cavi riescono a coprire rispettivamente al massimo velocità di 10 e di 100 megabit al secondo. Questo vuol dire, ragazzi, che se in questo momento state pagando per una connessione da 50 megabit al secondo, ma usate allo stesso tempo un cavo CAT 3, state perdendo 40 megabyte netti. E ha voglia a lamentarci con i tecnici dicendo che la nostra rete è lenta. In questo caso il problema siamo proprio noi, perché stiamo utilizzando un cavo obsoleto e quindi errato per coprire la velocità della nostra rete di casa. Col tempo, fortunatamente, sono nate altre versioni di cavi. Iniziamo quindi a toccare con mano le alternative che effettivamente possiamo utilizzare nella nostra rete di casa oppure a lavoro. Parliamo quindi del CAT 5E, con la E che sta per potenziato in inglese. La differenza fondamentale tra questi cavi e quelli citati precedentemente è che qui sono stati eseguiti dei test molto più rigorosi per eliminare i trasferimenti di segnale, quindi le interferenze tra i vari canali del cavo. Questo particolare fenomeno è detto diafonia e in telecomunicazioni ed elettronica è definita come quel fenomeno che si può generare tra cavi vicini all'interno di un circuito o un apparato elettronico. Se avete un cavo molto vecchio tra le mani, potete fare un esperimento in questo momento. Se il cavo è abbastanza lungo e ovviamente non schermato, prendetelo e attorcigliatelo un sacco di volte, almeno una decina di metri, attorno ad un rotolo di carta igienica come questo. Fate poi un test della connessione e vi accorgerete che perdete parecchi pacchetti. In realtà su internet ci sono già dei protocolli
protocolli che ci consentono di recuperarne la maggior parte. Sono infatti previste delle cosine chiamate ritrasmissioni. Parentesi chiusa, continuiamo a parlare dei cavi. Quindi insomma, questi cavi 5E, grazie a questi controlli molto rigorosi, ci possono garantire velocità fino al gigabit per secondo. Oltretutto ragazzi, questi cavi sono quelli più economici e sebbene non ci siano troppe differenze dal punto di vista fisico rispetto ai cavi 5, sono i cavi più adatti a tutte le esigenze. E se volessimo usare di più, esistono delle alternative a questi cavi CAT5E? Assolutamente sì ragazzi, esistono infatti le categorie di CAT6 e anche di CAT7. Le differenze risiedono nella larghezza di banda che questi cavi possono offrire all'utente. I CAT6 sono infatti super schermati e, pensate un po', supportano velocità fino ai 10 gigabit per secondo. Questi CAT6 possiedono infatti all'interno un separatore in grado di isolare tutte e quattro le coppie di fili le une con le altre. Costano leggermente di più rispetto ai CAT5, ma se volete essere lungimiranti e comprare un cavo Ethernet e utilizzarlo per i prossimi 10 anni, sicuramente questa è un'ottima scelta. Teoricamente ci sarebbero anche altre categorie di cavi che vanno a migliorare non solo la velocità, ma anche la larghezza di banda massima. Ad esempio, la variante 6A, che sta per aumentato, raddoppia la larghezza di banda del cavo CAT6 e aumenta anche di parecchio il costo, che a mio avviso a un utente normale non dovrebbe neanche interessare. Ma se volessimo esagerare e comprare il miglior cavo Ethernet disponibile sul pianeta, bene, esistono i CAT7 ragazzi. Questi cavi riescono a inviare dati ad una velocità di 100 gigabit per secondo. Per farvi capire, se dovessimo trasferire un terabyte di dati utilizzando un cavo CAT5 versus un CAT6A o un CAT7, ci impiegheremmo 3 ore con un cavo CAT5 e solo 20 minuti con un cavo CAT7. E qui ragazzi mi attacco con un disclaimer molto importante. La scelta del cavo non va in alcun modo a migliorare la connessione che state pagando in questo momento. Quindi se pagate per una 10 mega, non è che comprando il cavo CAT7 andate a potenziare la linea e andate ai 50 o ai 100 mega. La cosa che voglio farvi presente è la possibilità di avere questo fenomeno chiamato bottleneck, che è una definizione anche per i computer. Ma in questo caso si parla di un collo di bottiglia alla quantità di dati massimi che possono passare dal vostro modem ai dispositivi che sono connessi ad esso. È come se il cavo non fosse abbastanza largo da permettervi di far passare tutti i dati che effettivamente fluiscono e vanno verso e da il vostro modem. Poi vabbè, se vogliamo spararla grossissima, ci sono in realtà anche i cavi CAT7A e anche i CAT8 che raggiungono fino ai 40 gigabit per secondo. Ma prima di lasciarvi vi chiedo, qual è il cavo Ethernet che sto utilizzando in questo momento per collegarvi il vostro modem? Capirlo è molto semplice, vi basta leggere le informazioni sul corpo del cavo. E soprattutto, lo sapevate che con il cavo Ethernet la vostra connessione è molto più rapida rispetto all'utilizzo del wifi? Dal vostro ingegnere è tutto, vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo ad un prossimo video.